Udinese quasi fuori dalla Coppa Italia. Gli uomini di Vinicio sono stati sconfitti per 2-1 da un Catanzaro ripresosi dopo la battuta a vuoto interna col Bari e tornato in corsa per la qualificazione. Vinicio ha parlato di sconfitta meritata e di squadra ancora poco amalgamata. GB Fabbri invece ricrea entusiasmo attorno alla squadra calabrese impegnata a risalire la china. Applauditissimo Massimo Mauro, tornato da avversario per la prima volta nella sua Catanzaro. Ma più contento di lui oggi è il fratello Gregorio, centrocampista del Catanzaro, autore della prima rete, una segnatura di forza al 14° della ripresa sugli sviluppi di un'azione bagnato Jacobelli Lorenzo. Alla mezz'ora il pareggio dei friulani. Tiri verso bianchi di Gerolin e di Zico sull'ultima respinta, riprende Carnevali e Inzacca. Neanche il tempo di rimettere al centro, il Catanzaro conquista il definitivo vantaggio con Pesce che supera Evigno e infila Brini. Nel restante quarto d'ora mai l'Udinese ha dato l'impressione di poter mettere sotto i calabresi. Una bella partita giocata a tutto campo da un Catanzaro registrato alla perfezione e da Zico orchestratore di tutte le azioni udinesi. Proprio questo grande lavoro forse ha appannato le conclusioni dell'asso brasiliano che ha mirato a ripetizione contro la porta calabrese. Queste le cose più belle fatte vedere dal brasiliano. Al quarto del primo tempo gran tiro che Bianchi respinge a pugni chiusi. Al 23° sempre del primo tempo tiro in corsa che sfiora la traversa. Al 34° ancora un tiro di Zico che era stato servito da Miano. Una bella partita dunque che ha divertito i 20.000 presenti, arbitrata alla perfezione dall'internazionale Bergamo.